Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano. Quest'oggi riprenderemo a giocare con The Witcher. E quello che faremo oggi è, visto che mi sono accorto che avevo degli avversari parecchio potenti, delle difficoltà che non riuscivo a superare e mi mancano anche degli indizi che sicuramente sono abbastanza sicuro che riuscirò a trovare effettuando qualche missione secondaria. E quello che farò sarà appunto effettuare qualche missioncina secondaria. Che strano. Quindi il posto migliore per trovare missioni secondarie è andare alla taverna. Perché alla taverna abbiamo la bacheca. Ora sono le donne a dettare legge. Il capo si prende cura di loro, perciò dobbiamo sopportarle. Qui abbiamo un bel focolare. Allora, prendiamo le missioni della bacheca come prima cosa. Ok. Le varie missioni sono una di eliminare dei lupi per avere delle pelli. Una invece di prendere dei midolli di Al'Ghul, che non so cosa sia, per l'alchimista. Una di prendere delle radici di Echinopse, mamma mia che brutta missione. Una di eliminare dei 6 cani selvaggi, non dovrebbe essere difficile se sappiamo dove cercarli, io non lo so. E l'altro, dobbiamo trovare le lingue dei morti selvaggi, che io ne ho già 8, dei morti selvaggi, dei morti affogati. Entriamo alla locanda. Perché io in questo momento voglio fare una cosa. Intanto voglio passare la notte. Paghiamo 5 ori a una stanza. Passiamo alla sera, in modo da far passare l'effetto malefico della droga. E poi andiamo a parlare con i due personaggi in questo punto che possono fornirci delle missioni. Io ce ne ho vini o ne devo comprare? Polvere, pozione sconosciuta. Oh, permette di vedere al buio, miele bianco. Loco, antispettro. Allora, andiamo a parlare prima con questo personaggio. Sì? Che lui ci dà la Prima avevi missione, accennato a un lavoro per me. di un vino. Puoi spiegarti meglio? So dove trovare del buon vino, ma ci vuole una spada per arrivarci. Ti serve un guerriero per bere? Conosco un posto dove c'è del vino di Toussaint vecchio qualche centinaio d'anni. E la fregatura? È La pieno di bottega si mostri. trova in una casa infestata dai mostri. Ti costerà 200 oren. Affare fatto. Tornerò qui a mezzanotte. Sarò sincero, questa è una missione in cui io Arrivederci. stesso sono già crepato. Quindi, infatti, mi vedete andare abbastanza spedito proprio perché questo qua è un tratto che Che avevo già vuoi? fatto. Voglio vendere un 10 ore. Le spille effettivamente io non ne avevo, ma va bene. Cameriera, vendimi 3 vini. Ti sei deciso? Vendiamo, se vado da qui dovrebbe andare più che bene. Tutte e 3 te le prendiamo, dai. Quante ore ne abbiamo noi? 2,70. Andiamo di nuovo al messaggero e lo faremo parlare. Beviamo. Ma certo. Parla, Hic! Parla, Hic! Dovrebbero bastare 3. Perlomeno prima mi sono bastate. Infatti. Sono eccitato. Addirittura eccitato. Ah, ne ho abbastanza. Ma no? Sto cercando lavoro. Sai chi potrebbe aiutarmi? Povero Lavoro per Geralt. Luvarden, un ricco mercante. Lui ha molti lavori. Grazie.
Mi sei stato di grosso aiuto. Sempre pronto a dare una mano a un amico. Allora, guardate pure quello come balla. Noi ora. Guardate io come non riesco a camminare, figuriamoci a combattere. Meglio riposare un altro po', aspettare il giorno. Tu lo sappiamo che perdi sempre. Riposiamoci, riprendiamoci ragazzi, perché dopo una sbornia così devo riposare almeno una giornata intera. Ok, rieccoci. Usciamo e dirigiamoci verso quella casa. Che tra l'altro è vicino alla casa di Raymond. Non sono sicuro sinceramente di riuscire a eliminare quegli nemici, ma credo di aver capito perlomeno perché prima sono morto. Ovvero sono stato un grande genio e ho usato la spada sbagliata. Allora, dovremmo essere per di qui. No, infatti, stavo sbagliando allegramente strada. Ah, qui c'è la porta della casa dell'investigatore. Sì, lo so che io porto guai, non è una cosa strana. Ok, questo è l'edificio. Qualcuno sente rumore di mostri? Io no. Vediamo un pochino come ce l'andiamo a cavare contro. Molto meglio di prima. Anche perché prima le abbiamo proprio prese di santa ragione avendo sbagliato spada, scusate. Cerchiamo di recuperare ora il vino, se magari riesco a selezionare la botte, che non so dove sia questo vino. Favo. Non credo che sia proprio il favo che gli serviva, forse nella cassa il vino. Grasso di bue non è quello che ci serve per la missione, ma è quello di cane che ne serve. Vino invecchiato. Sostanza alcolica. Ok, recuperiamo gli altri resti. Se me li facesse recuperare. Non sei ancora ubriaco, vero Gerald? Questo cos'è? Cadaverina, ok. Vedi che puoi recuperare anche resti, Gerald. Oh. Vabbè. Usciamo da questo edificio. Ci siamo riusciti a occupare abbastanza velocemente dei nostri nemici. Devo solo fare attenzione a quanto pare alle spade che uso. Ok, le altre missioni che abbiamo secondarie è quello per esempio dei cani. Missioni. Dove diamine me lo procuro il grasso per i cani? No, Stella, non me lo procuro da te. C'è il mio cane che si è agitato. Lì c'è il becchino. Forse lì vicino. Early day. Non vuoi uscire, Stella? Ops, ho investito una guardia. Tutto fiato sprecato. Il mio cane che non sa se vuole uscire o no. Infatti è ritornato sotto il letto. Qui abbiamo il monastero. Ma io non volevo andare al monastero. Fottuta fanteria.
Vabbè. Qui abbiamo il becchino. Il cimitero. Un sacco di lavoro per un Witcher. Che ci voleva dare la missione dei cagnolini? Cosa cerchi? Pino? O forse della quercia? Un'intera cripta? Vediamo. Larghezza di 5 gomiti. Non ho bisogno di una bara. Non intendo morire tanto presto. Ha senso. Forse potremmo fare altri affari. Che affari? I cani, per esempio. Diventare soci. Con quelle spade, di certo, ti capiterà di tagliare un paio di teste ogni tanto. Non appena mieti un'altra vittima, fammelo sapere e ti darò parte del guadagno per la bara. Smettiamola di perdere tempo. Sono qui per qualcos'altro. Che cosa cerchi? Sono qui per quell'annuncio. Sì? Mi pare di capire che tu abbia bisogno di 6 pezzi di lardo di cane. Voglio che tu uccida quanti più cani possibile. Portami il lardo come prova. Perché il cimitero è stato chiuso? Perché i morti si rifiutano di riposare in pace. Non temere, con la luce del sole restano nelle loro tombe. Tuttavia, qualcuno dovrebbe occuparsene. Forse, prima o poi, qualcuno offrirà una ricompensa, ma per ora nessuno sembra interessarsene. Raccontami qualcos'altro. Che cosa cerchi? Perché il cimitero è stato chiuso? Sempre stesso. Credi che concedere l'eterno riposo ai morti sia facile? Controllare non guarda. Che cosa c'è? No, i regali per questo qui non ne ho. Insegna. Ah, becchino. Cimitero. Il cimitero abbiamo detto che è stato chiuso, giusto? Infatti. Non abbiamo avuto informazioni su dove potremmo andare a prendere sti cani. Sinceramente io non ho idea di dove potremmo andare a cercare sti cani. Anche perché parlava di cani selvaggi. Non mi va di ammazzare cani in mezzo alla strada. Au. Scusate, un piccolo dolorino al dito. Allora, vediamo un pochino che cos'altro abbiamo da fare noi. Andiamo a consegnare il nostro vino allora. Dopodiché andremo a parlare con uno degli indiziati che sembra una pista su cui ci stiamo sempre più addentrando. Se solo mi ricordassi dove devo andare. Io sono abbastanza sicuro che i cani li devo proprio ammazzare. Ma vabbè. Sto morendo, lo so. Allora, facciamo sera e vediamo un pochino. Dannazione, qualunque cosa tu faccia, non lasciarti coinvolgere nei combattimenti. Sono truccati. Cosa vuoi? Ma non possono essere truccati contro di me. Hai una stanza? Sono troppo forte, orrore. Scusate. Abbiamo detto a sera. E andiamo a consegnare. Che ci fa un cane qui? Allora, abbiamo detto che... Dove è finito? Grattatele. Lo sappiamo che te prudono. Forse no. Sarà la seconda o la terza volta che lo continuo a dire. Sì? Non è stato facile, ma ci sono riuscito. Splendido. Ma non ho oro per te. Me lo sono bevuto tutto. Mi terrò una bottiglia. Tu potrai avere il resto come ricompensa. Niente soldi, niente vino. Lo sapevo che non potevo fidarmi di un Witcher. Oh.
Non è che non puoi fidarti di un Witcher. È che non ti puoi fidare di chi ti dà lavoro? Vediamo un pochino se sto a dire... Dannazio. No, ho sbagliato come assoluto con chi parlare. Perché parlo sempre con lo candiere quando voglio vendere la roba? Cioè, non ci credo che voleva fregarci. Allora, sto vino qui, come c'è? 80 per unità, ragazzi! Direi che la ricompensa era più che buona. Questo lo vendiamo. Poi vendiamo anche la frutta secca, il pollo, lo zucchero, la vodka, no, la caramella me la vorrei pappare io. Ma io non io, Geralt. Vodka no, perché mi serve come base delle pozioni. Quanti ore ne abbiamo dopo questo? Qui quasi 3000. Ok, direi che... la maggior parte delle missioni secondarie sono di andare a caccia di qualcosa. Io tuttora qui non posso sfoderare l'arma. Non capisco sinceramente sti cani quelli che ci sono che dovrei ammazzare. Mi informerò sicuramente. E quindi quello che mi rimane mo da fare con le informazioni che ho è andare di nuovo alla diga. Non andrò alla... non tornerò direttamente alla palude, andrò semplicemente alla diga, perché lì, se ricordo bene, c'è un personaggio con cui dobbiamo parlare importante ai fini delle nostre missioni. Ciao Zoltan. Nano. Ovviamente se io non sbaglio strada, che su The Witcher è una cosa che sembro fare abbastanza spesso, non è male. Ok, andiamo e ancora andiamo. Ok, forse però col fatto che è sera non potrei non incontrare, quello qua è il punto in cui devo andare. Che poi continua anche il diga, forse dovrei esplorare anche cosa c'è dopo. Prostituta del porto. Guardia mercenaria. Una flamberga a due mani. Molto bella. Durante la guerra ero nelle forze speciali. Non temo gli scoiattoli. State allerta! Puzza tutto di pesce. Puzza tutto di pesce. Durante la guerra ero nelle forze. Una flamberga a due mani penso che sia la mia spada d'argento. O forse anche la spada d'acciaio. Allora, giusto per curiosità, qui cosa abbiamo? In guerra ho prestato servizio sotto Bronibor. Fermo, di qui non si passa. Non agitarti. Posso chiederti perché? Neanche l'imperatore di Nilfgaard può passare. Ordine del capitano. E perché non può passare neanche l'imperatore? Questi sono gli ordini. Ora capisco perché abbiamo vinto la guerra. Io no. Sta battuta non l'ho capita per niente. La vita nell'esercito è dura. Io invece non trovo chi mi serviva, probabilmente per l'ora. Andiamo al focolare. Andiamo a mezzogiorno. Nuovi talenti acquisiti, ho fatto un livello. Ok, abbiamo 3 talenti sempre di bronzo. Io sempre talenti di bronzo prendo, va bene. Danno più 25%, più 20%, questi qui li ho già sbloccati. A parte che sono sull'argento. Danno più 50% quando il nemico è sotto l'effetto di incenerire, non ci interessa. Danno 90% quando il nemico è incenerito, non ci interessa. Vediamo un pochino di aumentare l'argento veloce, che può esserci sempre comodo. Oh, dolore. Danno più 25, danno più 20. Ok. Andiamo a riposare fino a giorno intero.
Così che noi possiamo fare quello che ci pare e piace qui, tipo incontrare il nostro dorato mercante, se lo troviamo. Il che è un bel dubbio, perché non lo troviamo? Forse l'ho visto però, forse l'ho intravisto. Ancora nessuna notizia da parte di Yaren. Dov'è il mio legname? Eccolo qua, tutti ciccioni sti mercanti, sì? Tutti con gli stessi vestiti. Sto cercando i Sephiroth. Non li ho ancora localizzati tutti. Ho pensato che potessi sapere qualcosa su questi oggetti artistici e inusuali. Tempo fa ne comprai uno, pensando che potesse avere un qualche potenziale magico, il che si rivelò falso. Ho pagato profumatamente un mago per farlo esaminare. Allora potresti vendermelo? Vendere Tipperat? Ci sono piuttosto affezionato. Ti farò un buon prezzo. Ad esempio 500 oren? Non sapevo che valesse tanto, ma d'accordo. Come d'accordo? Questo Tipperat come amuleto. Posso dartelo subito. Non ho ancora i soldi. Sono troppi, dai. Non ho fretta. Non sono così ansioso di farlo, questo scambio. Vabbè. Sì? Abbiamo anche altro di cui parlare. Perché sei disposto a pagare per le spille dei Salamander? Ti sbagli! Perché sei così sulla difensiva? Anch'io sto dando la caccia a Salamandra e posso provarlo. In tal caso, portami 3 spille. Allora potremo parlare. Capisco. Sì? Sospetto tu sappia qualcosa su Salamandra. Non so niente. Lo vedremo. Posso tornare ai miei affari? No. Dobbiamo parlare dei tuoi accordi con Salamandra. So che corrompi le guardie. Cosa per niente inusuale in un'attività commerciale. Le guardie ottengono i loro straordinari. E tu cosa ci guadagni? Io gli faccio un favore e loro non dovranno lavorare così duramente sulle mie dichiarazioni doganali. Capisco. Ora scusami, ma devo guadagnare un po' di soldi. Hai pagato affinché il professore venisse rilasciato. Perché dovrei scomodarmi per un criminale? Perché no? Potrei mai essere tanto stupido da compromettermi con le mie stesse mani? Non ti credo. Non ho prove definitive, perciò lascerò stare, per ora. Una scelta saggia. Dovresti fidarti più spesso del tuo istinto. Peccato che non sia istinto. Non ora, non ora, non ora. No! Non ora. Fa male. Cosa fa male? Che succede? Stai lavorando o stai facendo 2 passi? Soltanto facendo 2 passi, direi. Ma sono un tipo flessibile. Io che mi ero preoccupato che ti stavi a fare male. Buona. Ma va, fa bene. Non ho niente di personale contro un Luvarden. Mi ha consigliato di vendere la mia quota della cosa. Va bene, ragazzi. Io direi che questo video qui per il momento non lo finiamo. Vediamo cosa possiamo fare ancora. 3 spille dei Salamander. 3 spille dei Salamander, so anche dove potremmo ottenerle. E andremo a farlo subito. Andremo a parlare con una nostra amica. Perché ricordiamo. Mi manda il signor Morlev. Che succede? Ha alcune nuove informazioni. Raggiungilo a casa sua appena puoi. Grazie. Ma questa chi è? A parte che il signor Morley. Ah, Raymond. Ma Raymond non se n'era scappato da casa sua, mo. Ora, scusate, però. Che ci fai tu qui? Non crederai a ciò che è successo. Cosa? Aspetta, ricordati le mie spese. Quanto ti devo? 200 oren. Le mie spese sono raddoppiate. Non posso vivere di aria fresca, e neanche i miei informatori.
Ti garantisco che i soldi servono soltanto a coprire le spese. Con quella somma potrei... Le spese sono quelle che sono. Davvero? Sì. Le mie spese sono raddoppiate. Non posso vivere di aria fresca, e neanche i miei informatori. Ti garantisco che i soldi servono soltanto a coprire le spese. Ho i tuoi 200. Non è che ci creda tanto, ma vabbè. L'attacco hanno trasferito il prigioniero. Male. Specialmente visto che è morto ieri notte. Come? Non era in gran forma, ma... Qualcuno l'ha aiutato a raggiungere l'altro mondo. Esatto. Chiedi a Shani di eseguire un'autopsia. Una volta che sapremo la causa della morte... Mi stai spiando? È il mio lavoro. Più tardi. Ma pensate. No, tutto questo non ha senso. Cioè io ti pago e tu mi spi. Ma sarei un gran bastardo. Comunque possiamo andare a chiedere alla nostra amica. Questa è un'altra pista che ci si apre. Che strano. Sono annoiata. Un'altra pista che si ci apre. E possiamo andare a parlare con la nostra amica che dovrebbe essere appunto all'ospedale. Eccola lì, infatti. Ciao Geralt. Ciao Shani. A volte mi manca Oxenfurt. Potresti sempre tornare. No, qui c'è bisogno di me. Ben pochi hanno la tua immunità alle malattie. Volevo solo parlarti. Fai in fretta, devo tornare al lavoro. Ho bisogno di un'autopsia. Cosa? Ma è illegale. È necessaria. Vieni a trovarmi di notte, ne parleremo. Va bene. Ci vediamo. Intanto di notte ho altre affari da fare vicino a casa tua. Starai bene, te lo prometto. Sono davvero stanca. Povera la gente che deve stare qui a lavorare. E povera la gente che deve stare malata. Allora, andiamo a casa di lei, sperando che la nonnina mi faccia dormire. Che diamine? Mi manca. Che diamine? Va bene. Io i sacerdoti non li posso sopportare. Sì, lo so che porto qua, me l'ha già detto 3-4 volte, bella signorina. Mi manca. Cercalo. Ti manca. Ho sbagliato di nuovo strada. Ok, scendiamo per di qui. Allora, vediamo un attimino con i mercanti che c'erano. Cedetemi la pazienza. Gialli, doni, ninnoli e bigiotteria. Mercante contadino. Ti serve qualcosa? Qui abbiamo della roba. Qui abbiamo un venditore. Cosa posso? Carne, pane, anelli. Scialle. Devo sbrigarmi? No. Sbarmierò di più. Ok, allora, dicevamo. Porta della casa di Sasciani. E nonnina, cara. Salve, caro. Sali pure di sopra. Santo cielo. Santo cielo, c'è il coraggio di dirmi la signorina. Wow. Io sono un pirla perché effettivamente non posso riposare così a random. Nelle varie zone, tipo qui. Vediamo dov'è che posso riposare in zona. Tu non mi fai riposare, vero? Salve. No, tu mi cacci solo di sopra, va bene. Ops, ho messo il gioco in pausa. Ah, dei falò qua vicino. Per non fare troppa strada. No, ma scusate, ma se vado a casa di Kalkenstein, per esempio, che male c'è? È vicino, dovrebbe farmi dormire. Al massimo vado da Vivaldi.
casa di Frankenstein con la prostituta sempre davanti appostata, chissà perché sta sempre lì. Caro amico, dove sei? Eccoti qui. Scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Ci offrirà un posto dove stare? Sì, grande. Parliamo di notte con la nostra cara amica. Mezzanotte, medita. E nel mentre dovremo anche ottenere 3 spille dei salamandar. Uscita. Ci hanno anche risparmiato la cosa di dover fare delle scale in più. Sei morto. Ecco qua. Qui abbiamo. Le nostre spille, appunto. Ups, stavo per attaccare il nano che non c'entrava niente. Qui c'è la prima, soldi, vino, vino, altra droga che io poi dovrei venderla più che altro. Sta droga devo solo capire a chi, perché sono sicuro che c'è qualcuno che possa venderla. Entriamo in casa con la spada in mano. Certo che se ogni volta che entriamo qua abbiamo questa accoglienza. Tu, sempre vestita bene. Sì? Ho un problema. Sì? Mi serve il tuo aiuto per un'autopsia. Da quando ti occupi di queste cose? Da mai. Quando sto indagando su Salamandra. D'accordo, anche se non sono un medico legale. Dovrai interpretare da solo i risultati. Ci vediamo stasera. Nel frattempo cerca quanti più indizi possibile. Mi guarderò in giro. Recupera il corpo dal becchino. Ci vediamo stasera all'ospedale. Dove trovo informazioni che mi aiutino con l'autopsia? Chiedi a Vincent Mais e cerca sui libri di anatomia e patologia. Arrivederci. Libri di anatomia e patologia, ok. Vincent Mais, chi è Vincent Mais? A parte che io sono pirla. Sicuramente è meglio se le cose le faccio di giorno che di notte. Sì? Dormiamo. Io non mi ricordo chi cacchio era sto Vincent. Era forse la guardia? Diario, diario. Devo leggere qualche libro. Allora, diario. Personaggi. Vincent Mais, infatti. Andiamo a parlare con lui. Uscita. Vincent Mais, Vincent Mais, postazione di Vincent Mais. Dovrebbe stare qui vicino, infatti. Altrimenti dovrei cercare dei libri che non saprei dove trovare. E probabilmente mi costano pure dell'oro. Eccolo qua, Vincent Mais. Che c'è? Nulla. Hai fatto un'autopsia? Per cosa? Un fendente allo stomaco significa guerra tra bande. Una testa mozzata significa bestie. E una lingua nera significa veleno. Nel primo caso, mettiamo Ramsmith sotto torchio. Nel secondo, affidiamo il problema all'ordine o a un Witcher. Nel terzo, probabilmente il colpevole è la moglie della vittima. Le autopsie sono una perdita di tempo. Non ci sei molto d'aiuto. Oh, chi potrebbe aver fatto delle autopsie, quindi? Che c'è? Arrivederci. Oh, chi potrebbe aver fatto un'autopsia se non lui?
Mannaggia i suggerimenti che ci vengono dati. Un'autopsia. Chi potrebbe essere interessante da... Oh. A parte che poi, scusate un attimo. No. A chi potrei andare a chiedere? Antiquario. Che vuoi? Libri. I nani saggi sono piuttosto rari. Anche i Witcher non sono proprio comuni, e tuttavia evito di fissarli. Vuoi vedere le mie merci? Che simpatico nano. Allora, tomo della paura e dell'orrore. Storia recente, la storia del mondo, fiabe e racconti. Congiunzione delle sfere, cos'è? Mostrum, un ritratto dei Witcher. Profezia di Tinier. La storia di Lara Droner e Kaja di Lod, una versione umana della leggenda di Lara e Kaja, fornisce informazioni sugli elfi e sul sangue ancestrale. Base dell'alchimia, un invito alla magia. Dono di Lara, una versione elfica della leggenda di Lara e Kragen. Mostri della palude. Piante da campo, medicina legale. Però l'ho già letto. La strada del non morto. Del non ritorno, scusate. Animare l'inanimato. Inserti di Zerichtan e altri parassiti. Il libro degli animali. Culti e religioni dei popoli del nord. Mutazioni e metamorfosi. Contro i non umani. Sogno del drago. Alchimia di Zerrikan. Tomo della paura. Feinweid. Che cacchio. Piante sotterranee. Monole sui minerali. Minerali. Piante rituali. Piante della palute, spettri light dannati. Il libro del bacio. Sicuramente non glielo vendo. Adesso glielo posso pure anche vendere, dai. Base dell'alchimia pure. Io voglio leggere un attimo questa medicina legale. Prima di iniziare l'autopsia dobbiamo raccogliere più informazioni possibile che ci torneranno interpretate e segnalarci del corpo. Allora, io la vittima... Chi è che l'ha ammazzata? Non lo sappiamo. Dobbiamo scoprirlo. Dove è stato trovato però il corpo? Non ci sto detto. Forse qualcuno potrebbe parlarcene. Chi potrebbe parlarcene? Io non so sinceramente chi potrebbe parlarcene. Accidenti. Vabbè. Vado a recuperare il corpo. Magari il becchino stesso ci può dare qualche informazione utile. Magari sul dove è stato recuperato, sul come e sul quando. Perché effettivamente non saprei proprio dove sbattere la testa attualmente. I piccioni li facciamo scappare tutti perché io sono una persona cattiva. Hildar, il grande Zolstock, chi è? Vieni qui tutti i giorni, ma non l'ho visto.
Oh, come vorrei fosse vero. Non preoccuparti. Facile a dirsi. E questa Wiz. Oh, povera me. Questa chi è? Perché piangi? Mio marito mi tormenta. Cosa posso fare? Ti tormenta? Vuoi dire a letto? Il mio defunto marito mi tormenta. Dimmi di più. Forse posso aiutarti. Mio marito è morto un mese fa e ora mi tormenta nella mia stessa casa, lamentandosi tutta la notte. Ma il peggio è che... Ti ascolto. Il peggio è che di notte si aggira per il cimitero urlando menzogne sul mio conto. Di certo le male lingue spettegolano già. Ti prego, occupati di lui. Ah, però... In caso di successo ti costerà 200 oren. Oh, è una bella somma. Approfittarsi così delle disgrazie altrui. Beh, tu lo fai più per te stessa, non per quello che in realtà pensi del marino. Dove posso trovarti quando ho finito? Vengo qui tutti i pomeriggi. Perché non posso riscuotere il mio pagamento quando voglio? Sei pazzo. Mio marito si aggira rovinando la mia reputazione. Preferirei non mi vedessero in compagnia di un sicario. Arrivederci. Vabbè. Io comunque volevo parlare col becchino. Che cosa cerchi? Sai parecchio sulle morti qui in città. Per caso dai anche una mano nelle indagini? A volte informo Raymond delle morti più interessanti. Forse potresti informare anche me. No, ho promesso di mantenere il segreto. Capisco. Che cosa cerchi? Sai parecchio sulle morti qui in città. Per caso dai anche una mano nelle indagini? A volte informo Raymond delle morti più... Voglio provare l'altra opzione di dialogo. Non mi fido non di Raymond. Non mi fido di Raymond. Nasconde qualcosa. Già. Raymond... Non troverai uomo più. Pare in difficoltà con questo caso. Forse dovrei aiutarlo. Mi fai entrare nel cimitero? Le autorità cittadine lo hanno proibito. Come posso farti cambiare idea? Avrei bisogno di un permesso da parte del capitano Mays. Non c'è altro modo per convincerti? A dire il vero, ho contratto un terribile debito con Thaler. Liberami da questo debito e la chiave del cimitero sarà tua. Di recente è morto un prigioniero. È già stato sepolto nel cimitero? Non saprei, ma posso darti un altro corpo. Puzzano tutti allo stesso modo. Mi interessa un cadavere specifico. Hai gusti particolari, eh? Torna quando saprai cosa cerchi. Esaminare i resti è una forma d'arte. È sempre meglio cercare più a fondo. Ma a me, a chi importa? Potresti consegnarmi il corpo del prigioniero per un'autopsia? Sì, per una bottiglia di liquore. E io dove te lo tiro fuori il liquore nanico? Ma... Siamo sinceri. Liquore nanico? Io non ce l'ho il liquore nanico. Scherzi. Liquore nanico. Fammi pensare. Del liquore nanico dove glielo tiro fuori, ma... Vodka. Fammi pensare un attimino. Vodka. Io ce l'ho della vodka. E pensarci bene. Qui non mi parla di liquore nanico, qui mi parla di vodka nella missione. Che cosa cerchi? Non c'è niente di meglio che una bella bevuta. Dici? Riguardo quel prigioniero. Dove vuoi che venga scaricato il corpo? All'ospedale. Sarà lì entro stasera. Bene. Arrivederci. Poi... All'ospedale a mezzanotte devo andare, ok. Io comunque non mi fido molto del... Mi sto iniziando a dubitare sempre più del nostro... investigatore. Cos'è questo?
All'ospedale, all'ospedale non posso riposare, ovviamente. Quindi andiamo a riposare tranquillamente al solito posto, alla locanda. Andiamo poi a mezzanotte a recuperare il corpo e poi lo useremo, lo porteremo indietro. Sinceramente non so chi potrei interrogare per le indagini. A parte questo cane. Cane, dimmi un po' cosa ne sai delle indagini. Tu forse? Come vanno? Arriva. No. Cameriera, tu? Ti sei deciso. Arrivederci, niente. Ovviamente quello lì non è qui. Tu lo sappiamo che perdi sempre, dammi sta stanza che riposiamo fino a mezzanotte e andiamo a recuperare il corpo. Scusate, andiamo a recuperare il corpo per fare questa indagine. Pensarci bene, forse so che potrebbe essere interessante da parlare. Ci dobbiamo andare pure di strada. Questo è il nostro territorio. A parte Lanzman che non... di questi idioti. Non era quello che volevo parlare con... Chi vive qui? Non si risponde a una domanda con un... E io lo faccio. Riformula la domanda. Che faccia tosta, è la casa di Ramsmith e lui non ci ha mai parlato della visita di un mutante, perciò sparisci! Stai... Me ne vado. E vi ammazzo. Posso? Oh, che palle. E mentre che ci sono, sapete che vi dico? Ammazzo pure il cane. Oh, guarda, vieni qui, cagnolino. Perché il cane ha fatto aiuto? Oh. Bene. Grasso di cane, perfetto. Oddio, però me ne sto già pentendo. Mi sento una bestia. Mi sento un animale. Cosa ho fatto? Oh mamma mia. Due chiavi ho preso. Perché ho preso due chiavi? Vabbè. Ma ne basterebbe una anche soltanto. Ma vabbè. Lui non è alla locanda e dovrebbe essere qui. Infatti, ciao. Che vuoi? No, neanche lui ci può dire qualcosa di utile. Vabbè, lasciamo stare. Ci speravo. Non è che chiede che fine hanno fatto le mie guardie, come fate a entrare, no, che vuoi. Andiamo a recuperare il corpo della nostra vittima. Oddio, ecco chi è che potrebbe... Prima di andare a recuperare il corpo vorrei parlare prima con l'investigatore, che è quello con cui volevo parlare prima. Poi con l'alchimista. L'alchimista era interessata, se vi ricordavate, a questo genere di cose, sul mio di corpo però. Sì? Che cosa? Esamina gli organi interni. Il veleno va molto di moda. Esamina con attenzione il fegato in cerca di indizi sull'uso dell'alchimia. A più tardi. Uscita. Io voglio andare a casa di Kalstein. Questo giro è proprio uscita mio cane. Casa di Kalstein, se non sbaglio, di nuovo strada. Dovrebbe essere per di qua, perché Kalstein appunto voleva fare esperimenti col mio cadavere. Questo vuol dire che probabilmente è un esperto già in
in questo genere di cose, che quindi potrebbe essermi d'aiuto. Vieni qui. Sì, si chiama sonno, non pensiero. Sono i miei pensieri. Oh no. Sono qui okay, per te. Ok, però che non so che ci abbiamo. Del midollo di Algul per me? Non ancora, ma tornerò. Sbrigati. Niente. Non so sinceramente a chi poter andare a chiedere, quindi direi che andiamo a completare questa missione andando a prendere il nostro cadavere e andando a fare la nostra piccola autopsia. Guarda, cittadina, tu mi fai entrare perché ti ho già corrotto non so quante volte, una sola in realtà, ma quindi poco importa. Shani, tu sei in una stanza diversa dalla solita. Baule, che c'è nel baule? Culti e religioni dei popoli del nord, questo lo potrei leggere senza problemi. Giusto per le voci sugli elfi e dei culti. Pronto per l'autopsia? No, ma dobbiamo farla. Siamo pure. Ok. Non so cosa stia facendo. Delle sottospecie di pozioni, presumo. Sentono di sottofondo. Razza umana. Ah, ma ci dovevo parlare. Maschio. Ferite estese. Risparmiami il gergo tecnico, Shani. È morto ieri, fatto a pezzi. Un lupo mannaro, ferite possono essere state infettate da mano. Vediamo cosa ne pensa lei. Che ne pensi? Potrebbero essere stati ghoul. Dunque, non è morto a causa di queste ferite. Vedo anche ferite da taglio. Una lama larga circa due dita. Un pugnale di un assassino. Però la sua testa è in una posizione naturale, le sue mani sono girate. Che significa? Niente. Chiunque può tagliuzzare qualcuno in questo modo. Oh, non credo che sia il pugnale di un assassino. C'è qualcosa che non va. La sua testa è in una posizione innaturale, le sue mani sono girate. Le ferite non possono spiegarlo. Qualche tipo di spasmo? Non ci sono segni di altri sintomi. Veleno? Ma perché avrebbero dovuto pugnalarlo? Lo scopriremo. Controlliamo i suoi organi interni. Non è stato ucciso con un'arma. Che altro? Controlliamo il fegato. Completamente cirrotico. Un potente veleno ha colpito il sistema nervoso. Un veleno praticamente introvabile. Anche per un alchimista? Un alchimista esperto potrebbe procurarselo. Ho bisogno di prove. I veleni alchemici causano determinati mutamenti. Guarda, la lingua è stata estratta brutalmente, ma non hanno rimosso tutto il tessuto annerito. Annerito? Sì, il veleno causa la necrosi della lingua, per questo l'assassino l'ha rimossa. Dunque, l'assassino è un abile alchimista. Sì. Così Alstein sembra. Alstein voleva incriminare i banditi, ma non ha previsto un'autopsia professionale. Grazie, è la prova che cercavo. Bene. Ok. Perché non so, non mi convince molto questa autopsia. Non si è spiegato perché il veleno
E perché la spada? Non lo capisco. Vabbè. Tra l'altro così non possiamo completare nemmeno un paio di missioni secondarie. Va bene, forse se sceglievamo un altro organo avevamo un output diverso. Ma ormai è andata così. Voglio giusto fare un... una controllata. Intanto salviamo la partita. Andiamo a parlare a Kalsen. Allora, mi faccio una controllata giusto per vedere un pochino cosa direva per i fatti miei poi sugli altri organi. Seguirò comunque qualsiasi cosa venga a scoprire questa strada, come giusto che sia. Oh 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 oh. Non ci lasciare le penne, Geralt. Guarda cittadina, aiutami, che voglio bere la pozione della rondine se me la beve. Grazie, guarda. Ammazza, se ne sono occupati velocemente. Il mio inventario è pieno? No. Ok, andiamo a casa di Kalkenstein. E andiamolo a prendere, a bastonare. A parte che Kalkenstein non mi pare che sia l'unico... No, finalmente è l'unico alchimista. Scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Ho pensato che tu lavorassi per Javed. Pensavi davvero che fossi a capo di Salamandra? Morirò da ridere! Ne sono certo. Non mi ingannerai con quei tuoi modi da studioso. Sei uno sciocco, Geralt! Mi hai offeso, Witcher! Mi hai offeso, Witcher! Vediamo un pochino dove sta la missione. Non la trovo più. Ok, io devo andare anche a casa dell'investigatore. Però direi che per il momento il video lo terminiamo qui. Andremo a casa dell'investigatore la prossima volta. E spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un mi piace al video, un commentino che fanno sempre piacere. E magari iscrivetevi al canale che ci sono video di tante serie e sempre interessanti. E detto questo io vi saluto al prossimo Let's Play.